Teatro Augusteo, Veronica Pivetti, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, grazie per avermi ospitato. Allora, intanto abbiamo sondato la grande disponibilità e il grande amore che ha Veronica Pivetti per questa città. Sì, moltissimo, è una città stupenda, stimolante e anche dura, perché poi in realtà sei sotto occhi molto attenti, secondo me, e credo che a teatro a maggior ragione, beh, insomma, c'è una tale tradizione che ovviamente è anche un po' sfacciato esibirsi qui, nel senso che tu vai a fare una cosa che si fa benissimo in questa città, per cui ti metti anche tu in gioco, ma insomma questo mestiere è tutto mettersi in gioco, per cui... Victor Vittoria è una commedia degli equivoci, con tante entrate e uscite, erotica, sensuale, no? Tante entrate e uscite da panni diversi, certo. Sì, divento un po' uomo, un po' donna, insomma è un continuo essere un uomo che finge di essere una donna, oppure una donna che finge di essere un uomo che finge di essere una donna, quindi insomma è un continuo entrare e uscire. Ci si aspetterebbe poi il fidanzamento con Vito, che invece non c'è, perché invece ne abbiamo... non c'è e non lo volevo svelare, ma l'abbiamo svelato, ma l'abbiamo detto. Però c'è un altro, ovviamente c'è un altro tirante sentimentale, molto forte, fascino, no? Il fascino Lupano, Giorgio Lupano è molto bello, è impossibile resistere. E poi abbiamo imparato una cosa: nel 68 era reato in Germania essere omosessuali. Mamma mia. Infatti noi raccontiamo un periodo molto interessante, che è quello della Repubblica di Weimar, che era un momento storico estremamente libero, estremamente, dove veramente c'era una grande libertà sessuale, libertà di costumi, che poi è stata fortemente, diciamo, inibita, per usare un termine blando, dall'arrivo del nazionalsocialismo. Quindi insomma è anche un periodo molto duro, molto difficile, molto delicato, che noi raccontiamo però in commedia, per cui senza sottovalutare l'importanza di quello che è successo e la gravità soprattutto, però comunque noi, questo spettacolo è una commedia e quindi si ride. Non partiamo dall'Oscar, non partiamo neanche dallo spettacolo della Mattera, ma partiamo dal 34, cioè prende... Questo spettacolo si ispira, infatti si intitola Victor und Victoria, si intitola und è molto chiaro, è ispirato al film del 33, un film di Reinhold Schunzel, un film tedesco, infatti la nostra storia si svolge a Berlino, e è un film del 33, noi siamo proprio, raccontiamo quella trama lì, poi ovviamente il plot della donna che si finge uomo, che si finge donna, c'era anche nei film di Blake Edwards, ma quello è un altro. Si parte dalla fame più nera, inizio spettacolo, ai grandi, ricchi, molto molto ricchi, questi personaggi che all'inizio sono proprio poverissimi e alla fine sono straricchi, strafamosi. Miseria e nobiltà. Esatto, ma sceglieranno poi il lavoro, l'amore, vabbè, non ve lo dico, se no non venite a teatro, invece dovete venire e lo scoprite qua. Veronica, grazie. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Ciao. Per Net Napoli, Ciruto Molillo. È partito. Allora Lupano e Iuri Lucci. No, Nero, Iari. Ciao Net Napoli, siamo in diretta, ovviamente avete capito che qui veramente è una bolgia, stasera non si capirà niente. Allora, chi è? Qualcosa si capisca, scusa. Eccetto. Allora, lui di Torino, non si capisce, ma non è Juventino, tanto per dirlo. Non creiamo storie che ci interessano questa cosa. Parliamo di teatro. Il napoletano lo fa lui? No, lo faccio io. Certo che il napoletano, lo fa lui. Okay, certo. Torniamo, siamo all'Augusteo. Ecco. Dove stasera va in scena? Victor Vittoria. Und, perché l'avete ripreso dal 34, dal 33. Ragazzi, ho 34 su Wikipedia, adesso io vi do il telefonino, ce l'andiamo a guardare. Mi sto giocando una carriera, ragazzi, l'avete capito chiaramente. Allora, dai, vai avanti. Allora, ma tra questi amori che nascono, uno si aspetterebbe che il napoletano che poi riceve a casa Victor o Vittoria, mezzavia, sono quella attaccata pecchia, poi che ha fatto? Ma stasera lo vedrò però. E allora si aspetta, ma insomma io il napoletano è uno che ci prova, ci riesce, mentre invece no, è il conte, guarda un po'. Quella che la rende ricca. Perché il conte conta. Ma non cambia niente, neanche nella vita, insomma, voglio dire. Mi fermerei perché abbiamo bisogno di tanto pubblico in 9 giorni. E se andiamo avanti... Potrebbe essere che no. Dice, ma così, lascia stare. C'è una grande confusione in scena tra scambi di sesso, scambi di ruolo, cambi di costume, canzoni, balli e chi più ne ha più ne metta, ma... È molto divertente, l'ha detto, cambi di costume, l'ho detto, Iari. Come gli viene l'idea a Iari di scrivere il testo dove poi cambia completamente la donna? Certo che no, però voglio dire, il napoletano gli scrive il testo su Vittoria, ecco, salvami la vita.
perché dalla voce che è un po' mascolina, non no, certo. Dico, ma qua gatta cicogna. Se, gatta cicoria. Allora ho detto quasi quasi, ma questa me la me la scriverei quasi quasi. E diventano amici per la pelle. Hai capito? Se questo conte che sta che arriva il conte, capito come diciamo a noi qua? La vedrei. La vedrei, cioè, assolutamente, io stasera ci sto, c'è sta pure mia moglie che se vedrà sta cosa chiederà la separazione immediatamente, quindi ma io volendo me ne sposerei pure con una Victoria o con una Victor, dipende. Ma da tu che ne sai, ti sposi con Victoria poi magari sotto sotto è Victor, hai capito? Non si può sapere, si entra e si esce dai personaggi. Ma ripetimi un attimo i cognomi. Dai. Allora no, Lupano e Yuri, Iari e Iari, ragazzi, vabbè, vabbè, c'è scritto dietro però, dopo tanto la telecamera riprenderà. Grigucci, Gregucci, Gragucci, Gregoru, Gregoraci, no, allora Gugliucci e Gugliucci, stiamo giocando, stiamo giocando. Io, allora posso dire una cosa, io, se tu sai il mio cognome, adesso veramente Tumolillo, ragazzi, cioè è improponibile, Rossi è facile, ma Tumolillo è improponibile proprio. E allora venite. Ecco, venite a teatro a vederlo fino al 29, siete aprile, qui. Aprile? Certo. 29? Domenica prossima. Che 29 per la cabala, ragazzi. Victor Undvittoria. 25 ce lo dicono che è pomeridiana. Ma vi dico l'ufficio stampa, dobbiamo essere brevi e abbassare anche la voce perché di là c'è Veronica Pinetti che sta lasciando interviste, ragazzi. Hanno pigliato scarte. A parte seria lei, noi ci stiamo. Vabbè, esatto. No, voglio... sì, no. Prima, sì, prima di sei salutare, dimmi nome e cognome, dai, Yuri, Iari, Yuri, Iari, Gugliucci, Gugliucci. Io mi racconto, mentre te in bocca al lupo, veramente come guarda, no, guarda quanto è alto, soltanto il conte poteva fare. E comunque vogliamo salutare ed è un appuntamento definitivo, sì, perché sono altre interviste. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie, Gugliucci, Gugliucci e Iari. E Giorgio Lupano, l'abbiamo detti bene, ci abbiamo giocato, naturalmente. Ciao, ci vediamo stasera o fino al 29, venite, vi aspettiamo.